si dividono la posta in palio Avezzano e L'Aquila, che in uno stadio dei Marsi temporaneamente riaperto per ospitare il derbissimo impattano 2-2. Nell'Avezzano la novità è l'inserimento come quinto di Konaté dal primo minuto sulla destra al posto di Pensalfini. Nel 3-5 L'Aquila non c'è Belloni infortunato, Pagliari nel 4-3-3 accentra Misuraca con Banegas a destra e Giannini a sinistra. Impattano bene gli ospiti che si portano subito in avanti, l'Avezzano esce alla lunga, pareggia e chiude meglio. La gara si sblocca dopo appena 6 minuti quando Keita da sinistra a destra serve Banegas, la conclusione respinta viene raccolta da Misuraca che con una girata chirurgica porta subito l'Aquila in vantaggio. La risposta dell'Avezzano al 13esimo, punizione di De Silvestro per il colpo di testa sul secondo palo che però è preda di Michelin in presa alta. Quindi al 17esimo Giandonato su punizione prova a servire Alessandretti che calcia sull'esterno della rete. Passano 4 minuti e l'Avezzano pareggia i conti. Al 21esimo Konaté riceve sulla sinistra e fa partire la conclusione a incrociare che si insacca all'angolino opposto per l'1-1 biancoverde. Quindi insistono i locali, alla mezz'ora percussione di Verna che scarica su De Silvestro la cui conclusione sul palesterno esce fuori di un niente. Finale di marca avezzanese al 35esimo, ancora Verna a spazio sulla tre quarti e scarica la conclusione dalla distanza che sorvola il legno trasversale. In avvio di ripresa è sempre l'Avezzano a farsi preferire, al 7esimo De Silvestro rientra dalla destra e fa partire il diagonale costringendo Michelin alla deviazione in corner. Il gol del sorpasso è nell'aria e arriva al 10esimo, De Silvestro arpiona il traversone dalla sinistra e questa volta non lascia scampo a Michelin insaccando la bordata all'angolino e ribaltando il risultato portandolo sul 2-1 per l'Avezzano. La risposta dell'Aquila al 13esimo con la conclusione di Russo che dal limite destro sorvola di poco la traversa, ma al 17esimo i biancoverdi sprecano l'opportunità più ghiotta per chiudere il match. Tigani spizza per liberare Ferrari che tutto solo sul secondo palo spedisce la girata oltre la traversa e proprio nel momento migliore dell'Avezzano l'Aquila trova l'episodio che riapre la partita. Al 35esimo sugli sviluppi del corner il direttore di gara ravvisa in area un fallo su Guido Baldi e sanziona con la massima punizione l'intervento. Banegas dal dischetto è implacabile e spiazza Zamarion riportando la contesa sul 2-2 e siglando il sesto gol stagionale. Nel finale l'Aquila spinge per provare ad ottenere l'intera posta in palio. Al 42esimo Alessandretti recupera un pallone velenoso sulla tre quarti e serve Banegas in area, la conclusione sul primo palo del Pocio e la chiusura efficace di Zamarion che devia in angolo. Dopo 5 minuti di recupero termina con un 2-2 che lascia l'amaro in bocca all'Avezzano per le occasioni sprecate, ma la consapevolezza che gli ultimi 4 punti in 2 partite rappresentano il viatico giusto su cui andare avanti. L'Aquila manca ancora la prima vittoria esterna e scivola al terzo posto in classifica a 16 punti con il Frossombrone prossimo avversario. Mister, L'Aquila era partita bene, poi si è fatta raggiungere dall'Avezzano e sull'1-1 si è fatto un po' imbrigliare, poi bene invece nel finale. Sì, sì, una partita da mille volti, ancora non siamo quadrati come piace a me, però i ragazzi danno tutto, sta a me a vedere un po' un attimo qual è la situazione migliore per sistemarsi un po', però abbiamo dato tutto, abbiamo cominciato benissimo, poi abbiamo preso un po' un gol del pareggio, un insieme di ingenuità dal lancio lungo e poi il secondo tempo abbiamo subito anche il secondo gol, altra ingenuità clamorosa e poi siamo stati bravi a pareggiare, alla fine ero convinto che stavamo molto meglio e che si poteva vincere, però va bene così. Secondo mister Pagliari che cosa non ha funzionato in quel frangente dopo l'1-1? Ma ci siamo un po' allungati, sbagliamo tanto anche tecnicamente, 2-3 ripartenze loro sono andate per errori nostri, il calcio non è così complicato, sbagliamo ancora un po' tanto insomma, però ripeto mi tengo lo spirito di reazione sempre che ha questo gruppo, però insomma potevamo fare un po' meglio secondo me. Dopo invece nel finale la reazione c'è stata, forse questa la nota positiva?
Sì, ma questa è una squadra che ha recuperato, a me proprio mi rompe le scatole andare sotto, perché poi una, due, tre, quattro volte che recuperiamo non sempre succede, poi invece sul due pari eravamo tutti convinti che stavamo benissimo e poi si poteva vincere, insomma. C'è, mister, un pochettino di rammarico per quella palla del 3-1 che non è entrata? L'hanno vista tutti, però purtroppo è un ragazzo del 2006, quindi forse sotto la nostra curva gli sono tremate le gambe, perché significava chiudere la partita. Pazienza, per noi è importante fare prestazioni, perché siamo un gruppo giovane, abbiamo tanti problemi di rosa, di reparti, quindi è un punto che vale oro, perché queste due partite abbiamo incontrato le prime due e potevamo fare addirittura 6 punti, ma ci accontentiamo delle prestazioni. Mister, voi siete riusciti a vincere una partita contro la San Benedettese e a fare questa prestazione oggi contro l'Aquila. Mi viene da pensare che cosa non ha funzionato prima, che cosa è mancato a questa squadra prima? Ma io non c'ero, io sono arrivato da poco, quindi non lo so. Però i ragazzi sono volenterosi, poi noi siamo partiti con una squadra e adesso abbiamo perso 3 o 4 giocatori importanti come Litteri, come il capitano che ha preso un'altra strada, Filippini, e lo stesso Tonelli, erano 3 titolari inamovibili, e lo stesso Ferrandino, che è un giocatore che ha sempre giocato in 5. Quindi oggi siamo presentati senza 4 titolari, che questa squadra era partita per fare un altro campionato. Poi nel calcio accadono che perdi, ti trovi a 5 partite a 0 punti e con 2 partite che devi andare in trasferta ad incontrare le prime due della classe, una San Bertese e una L'Aquila, e poi fai 2 prestazioni. Questo è frutto del lavoro settimanale, i ragazzi stanno veramente impegnandosi, quindi sono molto soddisfatto della prestazione, e mi scoccia perché oggi meritavamo la vittoria per come abbiamo interpretato la partita contro una grandissima squadra che ha dei giocatori che non sono di questa categoria. Però noi li abbiamo imbrigliati bene con la velocità, li abbiamo messi, abbiamo giocato come volevamo giocare. Mister, questa prestazione, queste due partite cambiano l'inerzia di questo Avezzano, che da adesso in poi può giocare anche con un po' più di coraggio, un po' più la mente libera rispetto a quello che era stato precedentemente, e quindi andare anche a scendere in campo anche nei prossimi contro i prossimi avversari con una testa diversa? No, ma noi abbiamo giocato sempre con coraggio, perché se no non vinci e non fai queste prestazioni. Il coraggio c'è, i ragazzi ce l'hanno, dobbiamo un po' sistemare alcune cose, perché su alcuni reparti i ragazzi stanno facendo straordinario. Oggi De Silvestro mi ha chiesto il cambio perché sono 3 partite che gioca sempre a 100 all'ora, e se ho De Silvestro al 100% sicuramente potevamo avere qualche chance in più, però i 6 ma nel calcio non contano. Prendiamoci questa prestazione, abbiamo fermato 2 grandissime squadre che secondo me saranno le loro, queste due insieme al Chieti, che si giocheranno nel campionato.